Siamo al 34esimo congresso nazionale di ACMI insieme a Ignazio Rocco, founder e CEO di Credimi. Dottor Rocco, come sta cambiando effettivamente questo settore con l'avvento del digitale? Direi che il credit management è un settore in cui la possibilità di utilizzare tantissimi dati, collegarli tra loro, elaborarli velocemente, fa sì che venga fuori quello che è il risultato di tutte le digitalizzazioni, cioè molta più velocità, molta più semplicità e molta più flessibilità. Velocità per i credit manager significa che con strumenti digitali come quelli di Credimi.com valutare, prezzare masse di crediti commerciali anche molto numerosi diventa un affare che si conclude in poche ore rispetto ad alcune settimane. Semplicità perché questo può essere fatto quando si tratta di operazioni non particolarmente complesse, anche in modo totalmente remoto e utilizzando esclusivamente interfacce web. Quindi quotare 3 o 4 o 5 crediti commerciali è una cosa che si può fare a qualsiasi ora del giorno e della notte, semplicemente collegandosi a un'interfaccia. Flessibilità perché un tempo fare valutazioni o mettere prezzi di vendita a masse grandi di crediti commerciali richiedeva vincoli, tempo, spesso costi fissi, spesso si poteva fare solo nell'ambito di cessioni massive, nell'ambito di rapporti consolidati, con dei costi di istruttoria elevati. Adesso con il digitale è possibile farlo a costo zero. Quali sono secondo lei gli sviluppi futuri? Il potenziale è già stato esploso o ci sono anche altre novità in serbo per il futuro? Ci saranno moltissime novità. Il credito commerciale di per sé è un asset che tendenzialmente potrebbe essere completamente liquido e nel futuro lo vedremo diventare sempre più liquido e sempre più standardizzato e sempre più commerciato su canali sempre più numerosi. Un piccolo passo in questa direzione, piccolo ma importante, è la fattura elettronica, che di per sé rende il credito commerciale molto più certo, integro, esigibile. Ma oltre alla fattura elettronica vedremo nei prossimi 10 anni emergere tanti altri strumenti. Ovviamente c'è un gran parlare della blockchain che sicuramente aiuterà, ma non si tratta solo di quello. Avremo un mondo dove un credito commerciale, mentre oggi è un bene dal valore incerto, opaco, con un prezzo che è molto volatile, può cambiare a seconda di a chi lo si cede, domani diventerà un bene sempre più liquido e sempre più commerciabile.